Sesso ed Eros. Oggi vi parlerò di questi argomenti sotto una luce molto diversa rispetto a quella a cui siete generalmente abituati. Vi parlerò di metafisica del sesso, quindi di ricerca dei significati profondi, che cosa muove un uomo ed una donna ad unirsi. Ma profondamente andremo oltre il semplice fatto fisico o sentimentale. Ed è importante riuscire a percepire cosa c'è dietro perché la nostra esperienza erotica e sessuale così potrà assumere dei significati molto più ampi, molto diversi rispetto a quelli a cui siamo abituati. Chi vuole fare un cammino di risveglio sicuramente non può ignorare questo tipo di significati che vi fa percepire l'esperienza erotica sotto tutt'altra luce. Metafisica del sesso è il titolo di un libro di Julius Evola, del grande maestro Julius Evola, un libro molto complesso ma molto ricco, un libro bellissimo in cui il maestro parla di due aspetti, cioè inquadra l'argomento secondo due aspetti. Metafisica, quindi, per Evola è da una parte ricerca dei principi primi, del significato ultimo dell'esperienza sessuale, quindi di ciò che il sesso significa in senso assoluto. Quindi ve lo mostro, ricerca dei principi nei sessi, quindi che cosa significano i sessi e qual è il significato ultimo delle relazioni tra i sessi? E purtroppo di metafisica del sesso non se n'è praticamente occupato nessuno, soprattutto nel mondo moderno. La biologia, l'antropologia, la psicologia e la sessuologia non sanno andare oltre il fatto fisico e sentimentale e quindi trattano la materia da un punto di vista molto limitato, se non addirittura talvolta fuorviante. Poi il secondo significato per Evola della metafisica del sesso è quello di andare a cercare, quindi nell'esperienza sessuale, ciò che va al di là del fisico, quindi letteralmente metafisica al di là del fisico, per cui nell'esperienza sessuale si entra in uno stato che ci porta oltre l'esperienza fisica e la coscienza dell'individuo si trasforma, va oltre la coscienza ordinaria. Si tratta di un'esperienza sottile in cui la coscienza fa un salto. Noi uomini comuni possiamo, diciamo, avere forse dei vaghi sentori momentanei, degli attimi, delle frazioni di secondo di questa esperienza dove possiamo venire catapultati in una dimensione sovrasensibile. Quindi parlerà Julius Evola nel seguito del libro di modalità trascendenti e sottili, quindi la coscienza cambia livello e soprattutto di sospensione delle facoltà ordinarie durante l'esperienza sessuale. E naturalmente noi non abbiamo questa capacità va sviluppata, bisogna affinare la nostra capacità di percepire l'esperienza sessuale, perché purtroppo noi moderni ormai viviamo in un mondo sostanzialmente materiale e quindi non abbiamo la percezione della dimensione sovrasensibile. Questo è anche il motivo per cui le discipline, diciamo, a cui noi facciamo riferimento, non riescono a spiegare nel profondo l'esperienza erotica. E voilà che cosa ci dice? La metafisica del sesso non è un'invenzione di fantasia. Le prove di questa sua teoria si trovano da una parte nell'esperienza erotica e sessuale delle persone comuni e
proprio nella terminologia che gli amanti usano, nelle espressioni che usano, insomma, diciamo, avremo modo di parlarne, ecco, si riescono a cogliere appunto quei famosi così attimi che emergono e emergono anche nel linguaggio degli amanti. E poi ecco, ed Evola chiama amore profano questa esperienza, cioè l'esperienza degli uomini comuni. Poi cosa ci dice? Che troviamo anche nelle tradizioni antiche di civiltà diverse la prova, ok, dell'esistenza della metafisica del sesso, cioè tradizioni antiche diverse tra di loro hanno esplorato questi significati ultimi, soprattutto perché gli uomini antichi non avevano perso questa sensibilità, questa capacità di vedere il sovrasensibile che invece noi moderni abbiamo quasi totalmente perso. Quindi chi vorrà intraprendere questo percorso si renderà conto che l'esperienza sessuale, e lo ripeto, va oltre il semplice fatto fisico e o sentimentale. C'è una diciamo tensione verso l'assoluto, c'è un qualcosa che ci porta oltre e che può essere coltivato per il nostro risveglio. Bene, quindi per questo video è tutto. Se volete iscrivetevi se vi piacciono i miei video, se no chi se ne frega, e ci sono anche gli abbonamenti di sostegno al mio canale e ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti!